Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo episodio di Pillole. Di cosa si parla oggi? Di questo incredibile scatolotto e del fatto che può essere utilizzato in un modo che non pensereste mai. Sigla. Questo qui che ho in mano è il Tactical Gear Case. Cos'è il Tactical Gear Case? Non è altro che una bellissima scatola rinforzata che non solo tiene al sicuro i vostri oggetti, è completamente velcrata sia davanti che dietro e quindi vi permette di attaccarci tutte le vostre patch. È presumibilmente impermeabile, presumibilmente perché ha le guarnizioni per non far entrare l'acqua, però non è attestato che è impermeabile, ma è abbastanza impermeabile. Ma il vantaggio incredibile di questo affare è che grazie a questi bellissimi attacchi potete andarvela ad attaccare sul tattico. Ok, so che probabilmente sono molto hypato perché sono già un pochino più avanti di voi. Adesso vi spiego cosa potete fare con questo affare. Io personalmente ho un po' un problema con le admin pouch, quindi quelle tasche che vi mettete sul davanti per tenere gli oggetti giusto sotto il collo, nella parte alta del tattico dove normalmente mettete gli oggetti, perché difficilmente ne trovo una che mi piace e difficilmente ne trovo una che non sia enorme e che quindi mi permetta di tenere tutte le mie cose senza sembrare un aeroplano. Questa è perfetta per me, perché grazie a questo sistema, come vi ho detto, potete attaccarvela giusto, allarghiamo, giusto sul petto davanti al tattico e vi permette di tenerci all'interno tutti quegli oggetti che normalmente non vi volete portare dietro mentre giocate. Per esempio il telefono, che può servire per consultare mappa e altre cose, soprattutto quando fate le giocate lunghe, e il resto, e non sempre ve lo volete portare dietro, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Quindi una volta che l'avrete attaccata in questa maniera al tattico, potete andare ad aprire la tasca e avete sostanzialmente il vano dei guanti della macchina attaccata al tattico. Nota particolare anche per l'interno: potete vedere che c'è questa bellissima guarnizione nera che rende presumibilmente impermeabile lo scatolotto, cioè sostanzialmente se piove non teme, se la buttate nel fiume o se cadete nel fiume col telefono non so se regge, però la possibilità che questo accada è molto molto bassa. All'interno troviamo ovviamente un'imbottitura in schiuma morbida. Questa è schiuma morbida normale, è quasi fono assorbente, potete anche parlare così in modo tale che il vostro microfono funzioni meglio. Velcro anche all'interno e poi quest'altra imbottitura qui è, come potete vedere, quella sagomabile, quindi potete andare a rimuovere questi bei cubettini e la potete quindi poi andare a sagomare in modo tale che il vostro telefono o qualunque oggetto possibiliate metterci dentro non vada a ballare, che comunque non ballerebbe perché con la schiuma morbida chiudete e questa rimane bloccata e non si va a sballottare. Un altro sistema molto molto interessante che è provvisto su questa scatola è questa levetta qui. Sostanzialmente se la andiamo ad aprire, a seconda della direzione in cui la giriamo, andiamo a rendere lo scorrimento della cerniera più morbido o più duro. Questo serve perché una volta che questo è attaccato sul vostro tattico, se avete il telefono dentro vorreste evitare che vi cada per terra, quindi andandola a regolare, rendendola più dura, il movimento è appunto così, in modo tale che questo rimanga aperto, potete vedere la roba che c'è dentro, ok, perfetto, e lo chiudete. Personalmente le tasche rigide, che siano queste Warrior o anche di altre marche, sul tattico mi piacciono veramente tanto. Danno e staccano un pochino con l'effetto cordura delle tasche normali e da quell'effetto di incazzatura, siete più potenti, più grossi, e questa in particolare è molto bella. Io ho parlato ovviamente di metterla sul petto, quindi come admin pouch, ma potete anche metterla dove vi pare, compresa nel caso dietro, sulla schiena, addirittura potreste metterla anche sul vostro cinturone, quanto non penso sia utile quanto in altri punti, potete letteralmente metterla dove vi pare che quella sta lì. Ovviamente resiste ai pallini, neanche da dire, è bella bella dura, non è assolutamente fatta con dei materialacci e ovviamente può essere utile, io ho parlato del telefono, per avere un sistema di GPS sempre con voi, ma ci si può mettere dentro anche batterie, bombolette di CO2 o altre cose che è meglio che non vengano sballottate troppo in giro, anche perché essendo, come vi ho già detto, sagomabile, le robe stanno all'interno e non si muovono. Bene, questo è tutto quello che ho da dirvi su questo oggettino. Se volete saperne di più trovate il link in descrizione, vi porta direttamente sul Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video, quindi fateci un salto e aiutateci a sostenere il canale. Qui da Red è tutto, io vi ricordo che in descrizione ci sono i link anche di Instagram, quindi potete trovare i nostri profili Instagram sia mio che del negozio, veniteci a seguire entrambi perché pubblichiamo una marea di contenuto. Qui da Red adesso è veramente tutto, noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video e stay hungry!
Le mie facce nelle timeline sono incredibili.